Buongiorno nell'amore del Signore, io sono Nicodemo Fabiano. Oggi è il lunedì 8 di febbraio e noi siamo qui per continuare la lettura della parola di Dio. Questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Noi questa mattina concluderemo la lettura del primo libro della Bibbia, che è il libro della Genesi. Quindi andiamo a leggere questa mattina i due ultimi capitoli, il capitolo 49 e il capitolo 50. Ecco la parola del Signore, Genesi capitolo 49. Poi Giacobbe chiamò i suoi figli e disse: «Radunatevi e io vi annunzierò ciò che avverrà nei giorni a venire. Radunatevi e ascoltate, o figli di Giacobbe. Date ascolto a Israele, vostro padre. Ruben, tu sei il mio primogenito, la mia forza, la mia primizia, del mio vigore, eminente in dignità ed eminente in forza. Impetuoso come l'acqua, tu non avrai la preminenza, perché sei salito sul letto di tuo padre e hai profanato il mio letto su cui eri salito. Simeone e Levi sono fratelli, le loro spade sono strumenti di violenza. Non entri l'anima mia nel loro consiglio segreto, non si unisca la mia gloria al loro convegno, perché nella loro ira hanno ucciso degli uomini e nella loro malvagità hanno tagliato i garretti ai tori. Maledetta la loro ira, perché è stata violenta, e il loro furore, perché è stato crudele. Io li dividerò in Giacobbe, li disperderò in Israele. Giuda, ti loderanno i tuoi fratelli. La tua mano sarà sul collo dei tuoi nemici. I figli di tuo padre si inchineranno davanti a te. Giuda è un giovane leone. Tu risali dalla preda, figlio mio. Egli si china, si accovaccia come un leone, come una leonessa. Chi lo farà alzare? Lo scettro non sarà mai rimosso da Giuda, né sarà allontanato il bastone del comando dei suoi piedi, finché venga colui al quale esso appartiene e a cui ubbideranno i popoli. Egli lega il suo asinello alla vite e il suo poledro della sua asina alle vite migliore. Lava la sua veste col vino e il suo mantello col sangue dell'uva. Egli ha gli occhi rossi dal vino e i denti bianchi dal latte. Zabulon abiterà sulla costa dei mari, sarà sulla costa dove approdano le navi, il suo fianco s'appoggerà a Sidone. Issacar è un asino robusto, sdraiato fra due ulivi, fra due ovili. Egli ha visto che il riposo è buono e che il paese è ameno. Ha curvato la sua spalla per portare il peso ed è stato costretto ai lavori forzati. Dan giudicherà il suo popolo come ogni altra tribù di Israele. Dan sarà per una serpe sulla strada, una vipera cornuta sul sentiero che morde i garretti del cavallo e fa cadere i cavalieri all'indietro. Io aspetto la tua salvezza, o Signore. Gad sarà assalito da bande armate, ma egli a sua volta le assalirà e li inseguirà. Da Asher verrà il pane saporito ed egli fornirà delizie e regali. Neftali è una cerva messa in libertà. Egli dice delle belle parole. Giuseppe è un albero fruttifero vicino a una sorgente. I suoi rami si stendono sopra il muro. Gli arcieri lo hanno provocato, gli hanno lanciato frecce, lo hanno perseguitato, ma il suo arco è rimasto saldo. Le sue braccia e le sue mani sono state rinforzate dalle mani del potente di Giacobbe, da colui che è il pastore e la roccia di Israele. Dal Dio di tuo padre che aiuterà e dall'Altissimo che benedirà con le benedizioni del cielo di sopra, con benedizione dell'abisso che giace di sotto, con benedizione delle mammelle e del grembo materno. Le benedizioni di tuo padre sorpassano le benedizioni dei miei progenitori, fino a raggiungere la cima delle colline eterne.
Esse saranno sul capo di Giacobbe, di Giuseppe, sulla fronte del principe dei suoi fratelli. Beniamino è un lupo rapace. La mattina divora la preda e la sera spartisce le spoglie. Tutti costoro sono gli antenati delle 12 tribù di Israele. Questo è ciò che il loro padre disse loro quando li benedisse. Li benedisse dando a ciascuno la sua benedizione particolare. Poi diede loro i suoi ordini e disse: «Io sto per essere riunito al mio popolo. Seppellitemi con i miei padri nella grotta che è nel campo di Efron Litita, nella grotta che è nel campo di Machpela, di fronte a Manre, nel paese di Canaan, la quale Abramo comprò con il campo da Efron Litita come sepolcro di sua proprietà. Qui furono sepolti Abramo e sua moglie Sara, furono sepolti Isacco e Rebecca, sua moglie, e qui io seppellì Lea. Il campo e la grotta che vi si trovano furono comprati presso i figli di Chet. Quando Giacobbe ebbe finito di dare queste ordini ai suoi figli, ritirò i piedi nel letto, spirò e fu riunito al suo popolo». Genesi capitolo 50. Allora Giuseppe si gettò sulla faccia di suo padre, pianse su di lui e lo baciò. Poi Giuseppe ordinò ai medici che erano al suo servizio di imbalsamare suo padre e i medici imbalsamarono Israele. Ci vollero 40 giorni perché tanto è il tempo che si impiega a imbalsamare. E gli egiziani lo piansero 70 giorni. Quando i giorni del lutto fatto per lui furono passati, Giuseppe parlò alla casa del faraone dicendo: «Se ora ho trovato grazia ai vostri occhi, fate giungere agli orecchi del faraone queste parole. Mio padre mi ha fatto giurare e mi ha detto: ecco, io muoio, seppelliscimi nel mio sepolcro che mi sono scavato nel paese di Canaan. Ora, permetti che io salga e seppellisca mio padre, poi tornerò». Il faraone rispose: «Sali e seppellisci tuo padre come ha fatto giurare». Allora Giuseppe salì a seppellire suo padre e con lui salirono tutti i servitori del faraone, gli anziani della sua casa e tutti gli anziani del paese d'Egitto. Tutta la casa di Giuseppe e i suoi fratelli e la casa di suo padre non lasciarono la terra di Goshen, che i loro bambini, le loro greggi e con i loro armenti. Con lui salirono pure carri e cavalieri, così da formare un corteo numerosissimo. Quando giunsero all'aia di Atad, che è oltre il Giordano, vi furono grandi e profondi lamenti. Giuseppe fece a suo padre un lutto di 7 giorni. Quando gli abitanti del paese, i cananei, videro il lutto dell'aia di Atad, dissero: «Questo è un grave lutto per gli egiziani». Perciò fu messo il nome di Abel Mizraim, che è quell'aia che è oltre il Giordano. I figli di Giacobbe fecero per lui quello che egli aveva ordinato loro. Lo trasportarono nel paese di Canaan e lo seppellirono nella grotta del campo di Macpela, che Abramo aveva comprato con il suo campo, da Efron Litita, come sepolcro di sua proprietà di fronte a Manre. Giuseppe, dopo aver sepolto suo padre, tornò in Egitto con i suoi fratelli e con tutti quelli che erano saliti con lui a seppellire il suo padre. I fratelli di Giuseppe, quando videro che il loro padre era morto, dissero: «Chissà se Giuseppe non ci porterà odio e non ci renderà tutto il male che gli abbiamo fatto». Perciò mandarono a dire Giuseppe: «Tuo padre, prima di morire, diede quest'ordine. Dite così a Giuseppe: perdona ora ai tuoi fratelli il loro misfatto e il loro peccato, perché hanno fatto del male. Ti prego, perdona dunque ora il misfatto dei servi del Dio di tuo padre». Giuseppe, quando gli parlarono così, pianse.
I suoi fratelli vennero anche essi e si inchinarono ai suoi piedi e dissero, «Ecco, siamo i tuoi servi». Giuseppe disse loro, «Non temete, sono io forse al posto di Dio? Voi avevate pensato del male contro me, ma Dio ha pensato di convertirlo in bene per compiere quello che oggi avviene, per conservare in vita un popolo numeroso. Or dunque non temete, io provvederò al sostentamento per voi e i vostri figli». Così il conforto li confortò e parlò al loro cuore. Giuseppe abitò in Egitto con la casa di suo padre. Egli visse 110 anni. Giuseppe vede i figli di Efraim fino alla terza generazione. Anche i figli di Machir, figlio di Manasse, nacquero sulle sue ginocchia. Giuseppe disse ai suoi fratelli, «Io sto per morire, ma Dio per certo vi visiterà e vi farà salire da questo paese, nel paese che promise con giuramento ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe». Giuseppe fece giurare i figli di Israele dicendo, «Dio per certo vi visiterà, allora portate via da qui le mie ossa». Poi Giuseppe morì all'età di 110 anni e fu imbalsamato e deposto in un sarcofago in Egitto. Parola del Signore. Noi questa mattina abbiamo concluso la lettura del primo libro della Bibbia, che è il libro della Genesi. Mi raccomando, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, leggiamo la Bibbia insieme. Non perdere l'appuntamento per domani, quando noi incominceremo la lettura del secondo libro della Bibbia, libro di Esodo. Sarà un tempo meraviglioso per continuare a leggere la parola del Signore. Inoltre ti invito anche a mandarmi le tue richieste di preghiera, perché ogni mattina, da lunedì al venerdì alle 7 del mattino, noi presentiamo le nostre richieste di preghiera a Dio nel nome di Gesù attraverso la potenza dello Spirito Santo. Vieni con me sul canale di Nicodemo Fabiano, su questo canale. Mi raccomando, iscriviti sul canale, clicca nella campanellina, metti un like, metti un commento, passa parola, invoglia altre persone a leggere, a ascoltare la parola di Dio e a pregare al Signore. Che Dio ti benedica e un'ottima settimana nel nome del nostro Signore Gesù Cristo.